Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, studia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ottiene la sua prima parte nel 1987 nel Grande Black di Giuseppe Piccioni. In quel periodo inizia una lunga relazione con il produttore Domenico Procacci. Nel 1989 lavora in Bancomat con Bruno Ganz e per Luigi Comencini in Buon Natale, Buon Anno. Ma si impone alla critica e al pubblico grazie alla recitazione, ed anche alla sua bellezza eterea e al suo sguardo distante con il controverso L'età di Lulu, 1990, di Bigas Luna, che la fa conoscere anche al pubblico spagnolo. Un racconto intimo e molto doloroso, che Francesca Neri ha anticipato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. La malattia è esplosa all'improvviso senza avvisaglie, e il suo corpo, ammirato e amato da registi e spettatori, è diventato il suo carnefice. Il dolore l'ha spinta a isolarsi, chiudersi in una stanza, in un lockdown personale cominciato molto prima della pandemia. Volevo essere lasciata sola, ha confessato l'attrice. 57 anni dovevo proteggere Claudio e Rocco, mio figlio, altrimenti non ce l'avrei fatta nemmeno io, che sono il capofamiglia che si occupa di tutto. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato 3 anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri. Starle accanto è stato difficile, ha ammesso Francesca Neri. Lo ha confermato anche Claudio Amendola durante l'ultima intervista rilasciata a Verissimo. Lei c'era fisicamente, ma il suo dolore materiale ed emotivo l'avevano allontanata da tutti. Di fatto, sono stata via per 3 anni. Però c'ero. Ero lì, in casa con loro. Ed è la cosa più terribile. Ho accarezzato l'idea del legato. Al quotidiano la Neri ha raccontato come convivere con la malattia. È durata 3 anni la fase acuta. Non ne sono fuori. Non si guarisce. Impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi 2 anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia.